Nella serata in cui il Palasport Estra e il pubblico aretino hanno reso omaggio al campione Kobe Bryant, l'Amen Scuola Basket Arezzo sfodera una prestazione impeccabile e batte Sibe Prato 90-71. Le prime due azioni della partita vengono neutralizzate dalle squadre che, dopo l'omaggio del pubblico, hanno voluto ricordare anche loro Bryant tra gli applausi del Palasport Estra. L'inizio gara di marca ospite con la Sibe che si porta sul 5-2 in quello che sarà il massimo vantaggio ospite per tutta la durata dell'incontro. L'Amen reagisce al quinto, sorpassa gli avversari. Da qui in avanti gli Amaranto cambiano marcia, allungano con un parziale di 16-0 che tramortisce gli avversari. Alla prima sirena Arezzo è avanti 24-11. Nel secondo quarto la Sibe prova con un parziale di 9-0 di rifarsi sotto 24-20. Con pazienza l'Amen ritorna in carreggiata e grazie al prezioso contributo di Andreani, Ghini e Calzini riesce a tornare sul più 7 39-32, con cui le due squadre vanno al riposo. Al rientro dagli spogliatoi l'Amen cambia definitivamente passo. Le triple di Rodriguez e Tenev e i canestri mortiferi dell'area di Cutini fanno scappare via la SBA. Dopo il 51-36 del 25esimo, i ragazzi di Milli chiudono il terzo quarto 67-47. I 10 minuti finali vengono amministrati con determinazione dall'Amen, che tiene a debita distanza gli avversari, conquistando una limpida vittoria contro un avversario storicamente ostico per i colori amaranto. Alla fine il tabellone indica il punteggio finale di 90-71 a favore della SBA, che mette alle spalle la sconfitta di Val di Sieve e supera una diretta rivale per la conquista di un posto nei playoff. Domenica prossima trasferta a Livorno, sponda Don Bosco per l'Amen, che continua a stazionare nella parte centrale della classifica. Palla 2 alle 18 al Palamacchia, storico impianto della città labronica. Una partita veramente che ha il sapore di voglia, di volontà, di andare contro tutto e contro tutto. Quello che abbiamo fatto stasera, abbiamo fatto una grande difesa, siamo riusciti a togliere, a limitare più che togliere il loro tiro da tre punti, che è l'arma principale di questa squadra. È in attacco soprattutto a trovare sempre dei buoni tiri, giocando insieme, passandoci la palla senza forzare praticamente quasi mai e andando spesso e volentieri in contropiede, che ovviamente nasce dalla buona difesa. Senza buona difesa non si può fare contropiede. I giovani stanno facendo dei passettini in avanti, soprattutto dal punto di vista della consapevolezza dei propri mezzi. Li stanno aiutando i compagni di squadra, stiamo provando noi a inserirli al momento giusto, dandogli fiducia gradualmente senza né caricarli di troppe responsabilità, ma devono essere loro i primi a far vedere di esserci. Stanno migliorando e secondo me verso la fine, fino alla fine del campionato, ci continueranno a dare una bella mano e speriamo che, se continuano a migliorare, sicuramente da essere partiti con delle rotazioni a 7 giocatori, adesso riusciamo anche a ruotarne 8, anche 9, questo sicuramente è positivo per tutti.